Gente cinefile, in questo caso anche seriale e anche letteraria di Screenworld, benvenuta al nostro commento alla seconda stagione degli Anelli del Potere, che si è conclusa con l'ottavo e ultimo episodio. Come vedrete subito, non sarò da solo, sarò a commentarla con una persona super esperta, competente e appassionata, che è Paolo Pizzimento dell'Associazione Italiana Studi Tolkieniani. Ciao Paolo, grazie Ciao per essere qui con Filippo, noi, che grazie a fra voi. l'altro, lo ricordiamo, ha anche recensito tutti gli episodi della seconda stagione, appunto sul sito dell'Associazione Italiana Studi Tolkieniani. Come Sì. sta intanto? Come va? Bene, Benissimo, grazie tu. bene. Noi qui l'abbiamo definito il nostro caffè tolkieniano di chiacchiera incredibilmente rilassata, perché proveremo a parlare in maniera rilassata di questa serie che sembra scatenare ire funeste e, da una parte o dall'altra. Cercheremo di essere equilibrati nella nostra chiacchierata, ma parto subito negando tutto ciò che ho detto adesso a gamba tesa e ti chiedo, Paolo, questa seconda stagione, più sì o più no per È un assolutamente no in realtà, perché al netto di pochissime scene che sono veramente convincenti, ma veramente si contano sulle dita di una mano, per il resto siamo lontani non soltanto da un discorso di fedeltà a Tolkien, cosa che potrebbe anche essere per certi versi secondaria, ma proprio da un'idea di buona scrittura seriale, cosa che dovrebbe costituire invece l'essenziale. Invece mi sembra che ancora qui ci siano diversi problemi di struttura, di scrittura, di caratterizzazione dei personaggi e via dicendo, ma non spariamo tutto subito. Ti volevo chiedere, fare subito una domanda. Tu comunque, perché io almeno questa cosa l'ho percepita, hai visto comunque un cambio di passo, di focus fra la prima e la seconda stagione? Perché ti dico come l'ho vista io. La prima è stata molto preparatoria, in qualche modo anche sfilacciata. Questa comunque l'ho vista un po' più a fuoco, nonostante paradossalmente nel suo essere più a fuoco su certi personaggi, penso a Sauron, è più Sauron-centrica, mi è sembrata. Paradossalmente tutto ciò che era attorno perdeva un po' di peso. Penso anche alla storyline dello straniero con Nori, penso a tutto a Numenor. Però io un cambio di passo di focus l'ho vista. Tu come l'hai percepito? Sì, sono d'accordo perché intanto il problema della prima stagione era, a mio avviso, la lentezza, lentezza esasperante, cioè loro hanno buttato sul tavolo una serie troppo numerosa di linee narrative, mostrandosi in qualche modo incapaci di gestirle tutte, quindi c'era sempre la linea che aveva più tempo dedicato e quella che ne aveva meno, quella che era precisata dal punto di vista della storia e dei personaggi, quella che lo era meno. E quindi sì, è vero che la prima stagione è stata una sorta di cartone preparatorio della seconda. La seconda senz'altro riesce a essere più veloce e persino più incisiva su certi aspetti, in particolare chiaramente sulla storyline dedicata a Sauron. Per il resto le altre in qualche modo diventano subordinate, quella dello straniero, ma anche quella di Numenor, che dovrebbe essere comunque fondamentale. Sì, su questo sono d'accordo proprio perché, cioè, il cambio di passo c'è stato a molto più ritmo questa seconda stagione rispetto alla prima, che era proprio più annacquata, più diluita, più che cercava di avere il grande respiro, però questa va un po' più al sodo. In generale, Paolo, ti chiedo cosa non ti è piaciuto affatto, anche se l'hai accennato sulla scrittura, e cosa invece salveresti, se c'è qualche momento, qualche sequenza, cioè fare un po' un pro e contro su questa seconda stagione. Beh, in realtà le cose che non salverei, quelle che boccerei, sono davvero tante. Intanto la caratterizzazione di Galadriel, che è senz'altro l'aspetto più problematico di questa serie. È vero che negli scritti tolkieniani si ripete da diverse parti che Galadriel era una guerriera, aveva comunque una sua possanza, addirittura un fisico particolarmente prestante e via dicendo, però trasformarla soltanto in questo significa in qualche modo decapitare il personaggio di gran parte del suo senso, senza poi dimenticare che come dire, il suo manifestarsi all'interno della serie è quello di un personaggio che si lamenta
continuamente, di un personaggio che mantiene una facciata di orgoglio quando non ce n'è motivo, che parla quando non dovrebbe, vedi quando per esempio rivela tutto quello che sa sugli anelli del potere ad Adar, ma poi in realtà già prima aveva taciuto un'informazione essenziale come la vera identità di Sauron a Celebrimbor, il quale cade in questo Sì, ci tranello. sono delle ingenuità di scrittura molto grandi Sì, da questo punto di vista. ma il punto è quello che non sono le semplici ingenuità di scrittura, sono degli errori fatti ad hoc per permettere alla storia di andare nel modo in cui i sceneggiatori Sì, la plot vogliono. driven si usa dire, no? Lo fai per il Esatto, plot. sono degli Ok. errori e questo ti fa capire che effettivamente l'idea di base degli sceneggiatori è molto, molto problematica. Cioè, non puoi tu svelare l'identità di Sauron al finale della prima stagione, considerato che ne mancano altre quattro. Non puoi fare in modo che un personaggio essenziale, anzi il protagonista, Galadriel, conosca questa identità e non puoi fare in modo che lei non riveli a tutti ciò che sa. Sì, ma sul discorso di Galadriel, guarda, ti dico, sicuramente è monodimensionale, come dici tu, cioè c'è troppo l'accento sul suo essere battagliera, Sì. su questo spirito, eccetera, quindi toglie un po' di sfumature al personaggio e in effetti in questa seconda stagione è come se si perdesse il focus, perché sembra lei la protagonista nella prima stagione, la seconda cambia drasticamente focus proprio perché lei è molto secondaria. In questi ultimi 8 episodi rispetto ai primi 8. Io non ti nascondo, parlando di cose positive, perché io lo ammetto anche perché l'ho detto pubblicamente, io sono meno critico di te sulla serie, che ha assolutamente degli alti e bassi, cioè la ritengo una serie molto schizofrenica, ha delle cose molto belle e dei cambi di quasi della, come posso dire, delle cadute di stile, ecco, non mi veniva il termine. E la cosa che mi era piaciuta molto della prima stagione era come chiudeva il discorso dello straniero con Nori, cioè il loro viaggio, l'avventura, la chiamata dell'avventura. Quella cosa mi era piaciuta ed è un peccato che in questa stagione sia forse la cosa peggiore, nel senso che viene totalmente castrata quella cosa lì. E quindi questa cosa un po' mi è dispiaciuta perché c'era del potenziale in quella storyline che qui è stata un po' taciuta. Tu in generale tutto lo svelamento dello straniero come l'hai vissuta sin dalla prima stagione? Cioè, hai mai avuto dubbio? Ci sei cascato? Come l'hai percepito questa barba grigia? Beh, diciamo che proprio questa storyline l'ho trovata particolarmente ingenua, nel senso sì, da subito si capiva chi fosse il personaggio, non è che ci fossero chissà quali grandi misteri. C'è stato poi quel tentativo da parte degli sceneggiatori di mettere il dubbio con le tre Sì, cercatrici vero. che credevano fosse Sauron. Poi anche questa, cioè, ragioniamoci un attimo, queste sono dei personaggi che vanno alla ricerca di Sauron, sembra che abbiano dei poteri sconfinati, una conoscenza sconfinati, poi si trovano davanti allo straniero. Oh, scusate, ci siamo sbagliati, cercavamo un altro. È una cosa che Sì. narrativamente non ha molto senso. Sì. Ed è chiaro che è buttata lì soltanto per, come dire, tenere sulle spine gli spettatori, che poi in realtà gli spettatori sanno già che quello non possa essere Sauron. Certo, Con ogni probabilità che sì. abbiamo. Sì, diciamo che è molto brutto quando nelle serie o nei film hai questo, si usa dire, no, scarto cognitivo. Cioè il pubblico ha già Esatto. capito delle cose e i personaggi no, ma ovviamente ti dà fastidio perché non hai tensione su quello. Quello in realtà dobbiamo partire dal presupposto che sia inevitabile. Lo scarto cognitivo in questo caso è inevitabile perché parliamo di una serie prequel, cioè in cui Certo. lo spettatore si trova nella situazione in cui già conosce dei fatti, degli Sì. eventi, delle dinamiche che i personaggi non possono conoscere. Ce ne sono alcuni poi, no, che sono certi di che sopravviveranno, no? Quindi non c'è tensione su alcuni, no? Sì. Sì, infatti in quei casi, come dire, ad esempio, fingere che Isildur sia morto non ha senso dal punto di vista narrativo, perché già lo Sì. spettatore sa come andrà a finire, a meno che non sia uno spettatore del tutto casuale, che non ha mai sentito parlare del Signore degli Anelli. Ma a questo punto la domanda sarebbe: perché dovrebbe guardare uno show prequel se non magari per Certo. una volta un po' generata così pubblicitariamente? Questo ecco, poni una domanda molto interessante, una questione molto interessante su cui ti faccio subito questa domanda. Secondo te, posto che
per i tolkieniani duri e puri, ovviamente presenta una marea di problematiche, no? Perché ci sono delle ingenuità, delle sì. cose che hanno travisato anche alcuni personaggi, come con Galadriel, come giustamente dicevi tu. Secondo te è una serie che, o hai percepito, visto che comunque fai parte di un'associazione, che mette curiosità ai novizi e ai nuovi? Cioè, può essere un buon entry point, come si usa dire, per chi è totalmente a digiuno di Tolkien, o pensi che anche per chi sia totalmente a digiuno sia un prodotto non buono? Cioè, mette un po' di curiosità almeno di approfondire, di leggere, di vedere i film, di recuperare il materiale di Tolkien? Come ti poni dalla prospettiva del neofita? Ah, questa è una buona domanda e devo dire che anche in Heist abbiamo discusso su questa questione. In realtà io credo che la serie abbia voluto fare un po' quello che riuscì a fare il Trono di Spade, cioè riuscire a imporsi non sul pubblico dei lettori, ma su un pubblico generalista. Ma lì c'era diciamo una qualità dello show che era totalmente diversa rispetto a questa, anche con un budget decisamente inferiore. Però, diciamo, per quelle che sono le inconcepibili dinamiche dello show business, Game of Thrones era riuscita effettivamente a imporsi sul pubblico generalista, che poi sono questi, diciamo, è questo quello che fa i milioni di visualizzazioni. Ora, io ho l'idea, ho la percezione, diciamo, che anche gli Anelli del Potere inizialmente volesse imporsi sul pubblico generalista, riuscendoci poco, visto che comunque la prima stagione ha visto un abbandono degli spettatori di circa il 67%, quindi vuol dire che un terzo sì. soltanto di quelli che hanno iniziato sì. la serie l'hanno finita. Ecco, visto questo, magari hanno cercato di puntare sullo zoccolo duro dei fan tolkieniani, quindi inserendo tutta una serie di personaggi a partire da Tom Bombadil, che sì. in realtà dovevano essere una specie di fan service. Ma se noi ci facciamo caso, questa operazione ha meno, diciamo, l'occhio puntato su Tolkien che su Peter Jackson. Come a dire, Peter Jackson non ha messo Tom Bombadil. Certo. Peccato di lesa maestà. E allora noi ce lo mettiamo per far vedere che siamo, come si suol dire, più cattolici del Papa. Interessante questa cosa, sì sì. Allora, la percezione che ho avuto io è stata... No, è vera questa cosa, perché comunque, ragazzi, cioè, diciamocelo, visti anche i problemi della prima stagione, diciamolo, noi viviamo, no? Sì, sì, abbiamo il polso, non c'era tanto hype, come si usa dire, per questa seconda stagione rispetto alla prima, quindi un po' di pubblico si è perso, e comunque si vede un cambio di passo, un cambio di approccio fra la prima e la seconda. Cioè, anche Arondir è molto più secondario in questa stagione rispetto alla prima, perché era stato un po' soggetto di discordie, eccetera, eccetera. Però, in generale, si sente questo cambio di passo, e qua è citato Peter Jackson, qua volevo arrivare a un'altra domanda. Ti do questo input, magari mi sbaglio totalmente. Mi spiego bene, perché magari può essere travisabile. Io ho percepito la prima stagione molto più letteraria, cioè con velleità tolkieniane, cioè era una prima stagione più di parola, ok? C'erano più dialoghi. Questa seconda l'ho vista molto più jacksoniana, perché c'è molta più azione, molte più citazioni lampanti a livello proprio di inquadrature, momenti. Cioè, pensiamo a episodio 7-8, che sembra un piccolo fosso di Helm, in tantissime dinamiche. In molta azione. Tu l'hai sentito questo cambio di passo? Cioè, ho visto proprio più Peter Jackson rispetto alla prima stagione, che aveva un po' più di, appunto, vocazione letteraria, perché c'erano anche molti più dialoghi, qui c'è molto più azione. Come hai visto questo cambio tu? È possibile. In realtà, per quello che ho visto io, insomma, senza pretendere di avere chissà quali particolari ragioni in più o in meno rispetto ad altri, a me è sembrato che non tanto i film quanto l'immaginario dei film di Peter Jackson, quell'estetica, quel tipo di impostazione dei popoli, delle loro rappresentazioni, eccetera, eccetera, questo sia stato sempre più presente agli showrunner di quanto non fosse Tolkien stesso. Tant'è vero che se tu prendi, ad esempio, che ti posso dire, il Palantir, il Balrog, il Balrog è identico. Proprio il character design è uguale. Non è tanto una questione, secondo me, di design. La questione è che evidentemente la trilogia jacksoniana, parlo della prima in particolare, ha lanciato un'ombra così lunga che anche un prodotto che avrebbe tutte le carte in regola dal punto di vista economico, perché
parliamo di uno show miliardario, non è che non certo, è che manchino ad Amazon i mezzi per creare qualcosa di nuovo, ma comunque anche uno show miliardario come gli Anelli del Potere non riesce a districarsi, a emanciparsi dall'estetica fondata da Jackson, il che a maggior onore dello stesso Jackson, ma per certi versi va in qualche modo a disonore dei showrunner. Evidentemente non riescono a uscire da quanto è stato già creato, ma quello si vede dappertutto. Per esempio il Palantir. Mm-hmm. Il Palantir all'epoca dei fatti narrati non ha nessuna connotazione negativa, è uno strumento, anzi sono degli strumenti di cui il numero è imprecisato, che servono semplicemente a comunicare a grandi distanze. Sì. Pure i showrunner avvertono l'esigenza di creare un Palantir simile a quello di Peter Jackson, cioè, verissimo. Vero. Che tu quando lo tocchi entri in contatto con il male o hai visioni. Sì. Cioè gli dà una connotazione già negativa. Già negativa come in Jackson. Sì. Quindi certo, come no. Certo. Anche il Balrog, cioè, splendida la sua rappresentazione, però non esce fuori dal tracciato di Peter Jackson, che non è per niente corretto dal punto di vista filologico. Sì, qui c'è quella volontà, ancora una volta, come ti dicevo prima, di essere più cattolici del Papa, tant'è che le ali del Balrog, se ci hai fatto caso, sono fatte di fumo, di ombra. Sì, fiamme. Ombra e fiamme, come dice, ombra, no? Esatto. Però mi sembra veramente qualcosa di estremamente riduttivo. Anche la scena in cui Miriel offre la spada a Narsil. Sì, beh, ragazzi, quella c'è proprio un'inquadratura identica, pari a Ritorno del Re. Identica, proprio inquadratura. Dico io, cosa vuole essere da parte di showrunner? Un omaggio, una citazione? Ma in realtà ha messo una qui di parodia. Involontaria, ma parodia. Mm-hmm. Sì, allora concordo sulla assoluta non voglia di distaccarsi, anzi sulla necessità di adagiarsi sull'immaginario Tolkien di Peter Jackson. Cioè a livello iconografico tutto è figlio di quel mondo là, cioè non c'è stato nessun tentativo di fare qualcosa di nuovo. Penso, anzi, se mi permetti, è anche un mix a volte fra Il Signore degli Anelli e l'Hobbit, sì, perché in alcune caratterizzazioni dei nani c'è qualcosa di più grottesco, stile Hobbit. Su questo io mi sentirei di fare invece una lode alla... Vai. Perché in effetti il Red Durin, sì, secondo me è la migliore rappresentazione, bellissimo, di un nano mai fatta in assoluto, sia tra i film sia nelle altre... È bellissimo, concordo. Ma io in generale non ti nascondo che tutto il mondo nanico, anche le dinamiche fra Durin padre e figlio, devo dire la verità, il momento del Balrog padre e figlio a me è piaciuto, cioè mi sono emozionato. Però comunque è un bel momento. È efficace. Ma lì dico... Bisogna ringraziare veramente l'attore Peter Molan, che ha fatto un lavoro straordinario, per niente facile peraltro, visto che è comunque anche molto sovraccarico dal punto di vista delle protesi facciali e quant'altro. Però ecco, quella è una rappresentazione di un nano tolkieniano quasi perfetta. Non è caricaturale come Gimli lo era nella trilogia, anche se quel Gimli ha dei momenti veramente fantastici, certo. E lui è anche, come dire, trasformato in un figo, come lo sono per esempio Fili e Fili. Esatto, cioè dai, che peraltro nel dover diventare troppo figli, diventano anche pochissimo naneschi. Guarda, ti dico sinceramente, facciamo un passo indietro sull'Hobbit, capisco la necessità di dover differenziare i 13 Hobbit, perché ovviamente i 13 nani, perdon, perché li devi differenziare, però così troppo umani neanche a me sono piaciuti. Cioè gli altri erano molto, anche nel loro essere grotteschi, più o meno funzionavano, visto comunque il tono che aveva l'Hobbit, che è diverso da quello del Signore degli Anelli. Però sì, concordo, comunque Durin, in generale tutti i nani mi piace come sono rappresentati, ma come dicevi tu, al limite della citazione esplicita, quasi del plagio, cioè soprattutto negli episodi 7-8 ci sono dei momenti di citazioni proprio lampanti, ammiccamenti identici. Anche il momento in cui c'è l'elfa che viene presa dalle frecce, che è molto Boromir in tante cose, no? Che continua a lottare, poi c'è la silhouette con le frecce nel petto come Boromir, cioè, ci sono tante cose simili. Quello è un momento involontariamente comico, ho scritto anche in recensione, cioè sì. Elrond ferma quest'elfa, le dice una sola tua freccia salverà la situazione, e poi muore male, neanche il tempo, e muore male, sì. Sfiga Elrond, cioè
veramente io vorrei trovarmi certe volte nella stanza in cui fanno brainstorming questi showrunner e capire cosa hanno in testa, cosa hanno in circolo quando si sparano queste scene. Cioè, qualcuno le sì, accetta. Anche perché è un peccato, perché comunque, ragazzi, cioè, a livello di, come dicevi tu, di budget, comunque sia a livello registico ci sono delle scelte bellissime. Penso al piano sequenza dell'ottavo episodio durante la battaglia, che è molto efficace, dinamico. Cioè, comunque ci sono dei momenti anche di azione ben riusciti, e poi cade poco. Anche il piano sequenza è diventato una sorta di standard nella produzione seriale. Cioè, se tu in una serie action non metti il piano sequenza, almeno un piano sequenza in una puntata, non va bene. Cioè, quella è colpa di Daredevil. E quella è colpa di Daredevil, assolutamente. Però il piano sequenza di Daredevil era un capolavoro. Sì. Aveva comunque la novità dell'innovazione. Non è stato Daredevil a inventare il piano sequenza. No, certo, però ci siamo capiti. Cioè, che diventi un compito da svolgere, quello mi sa di manierismo. Mm-hmm. Evidentemente gli showrunner non riescono a uscire. Sì, ho capito, tu ci vedi molta, come posso dire, essere un po' furbi, no? Un po' di malizia. Sì. Allora, ma quella ci sta, per carità. Sì. Ma ripeto, sul discorso adagiarsi sull'iconografia di Jackson, cioè è lampante. Cioè, non si nasconde mai da questo punto di vista. Anzi, senti che ti dico, qua sono molto curioso del tuo parere, laddove non aveva un appoggio, penso a tutto il mondo di Numenor, lì cade un po', perché lì mi diventa un po' troppo patinato, e non, a me il mondo di Numenor, anche alcuni abiti che sembrano dell'antica Roma, non lo so, qualcosa, avuto un po' di cose che non mi sono piaciute. Tu prendi Numenor, ed è fondamentalmente Minas Tirith, ripensata con un affaccio sul mare. Sì, verissimo. Poi dovremmo dire che la capitale di Numenor non è neanche sul mare, ma quello è un altro discorso, non stiamo lì a fare filologia tolkieniana. Sì. Ma il punto fondamentale è che loro hanno semplicemente immaginato lo stile della trilogia di Jackson portato a qualche migliaio di anni prima. Quindi gli uomini di Gondor vengono rappresentati vagamente come uomini medievali, mm-hmm. loro li hanno semplicemente trasformati in una specie di bizantini. Verissimo, vero. Però ci sono quelle armature armillari, quei vestiti un po' clamide da appunto impero bizantino. Sì. Poteva essere un'idea, per carità. Sì, l'idea c'è, però la realizzazione l'ho trovata un po' finta, esatto. Un po' patinata rispetto al resto. Cioè, esempio, poi appunto qua torniamo agli alti e bassi. Per me tutte le armature degli elfi finali nelle battaglie sono bellissime, mi sono piaciute molto. Perché erano sporche, non erano scintillanti e basta. Cioè, esempio, nell'Hobbit erano troppo finte, patinate. Qui invece ci ho trovato un po' di quella sporcizia che nel fantasy serve, no? Che a renderlo comunque verosimile. Quindi da qui dico, ha dei momenti di alti e bassi. La cosa che volevo chiederti, Paolo, visto che prima tu hai giustamente citato Game of Thrones, perché la vocazione dell'Anello del Potere è quella, cioè prendere la grande eredità del fantasy televisivo, che con la finale di Game of Thrones è rimasta orfana, anche se ci sono, chiaramente c'è House of the Dragon che sta continuando, no? Con la sua eredità. Secondo te, il fatto che, per forza di cose, questa serie, essendo tolkieniana, almeno nelle intenzioni, tocchi temi e archetipi come il bene contro male, i grandi ideali, il fatto che manchi un po' quella presa più, come posso dire, terra-terra, passami il termine, dell'intrigo, della soap opera, del tradimento, della corte, la rende un po' meno appetibile al pubblico di oggi? Cioè, forse al di là dei problemi di scrittura, non è che forse è un tipo di narrazione che sul pubblico di oggi magari attecchisce meno, perché la gente ha bisogno forse di personaggi un po' più vicini a loro per entrare in empatia, perché penso Galadriel, Elrond, sono personaggi comunque alti, lontani, non so se è chiaro cosa ti voglio dire. Cioè è anche un problema proprio della natura, proprio ontologico quasi della serie? Ma in realtà io questo manicheismo, bene contro male, bianco contro nero, non l'ho per niente scorto. Ho visto tante gradazioni di grigio. Radar, dici, no? Galadriel, che anche sembra tentata. Sì, nel senso, ok, noi sappiamo, perché lo sappiamo, che Galadriel, Elrond e dicendo siano buoni. Mm-hmm. Ma poi nella storia compiono scelte che sono
tutt'altro che commendevoli. Non sono come gli eroi del Signore degli Anelli, anche cinematografico, non parlo dei libri, che hanno una linea dritta e la seguono cascasse il mondo. Penso ad Aragorn, penso a Faramir e via dicendo. Qui no, invece si immergono in scelte che sono quantomeno discutibili sul piano morale. Ad esempio, l'utilizzo degli anelli, sanno tutti quanti, almeno per come è stata presentata la forgiatura degli anelli del potere in questa serie, sanno tutti quanti che usarli significa in qualche modo concedermi fare un patto col diavolo, ma lo accettano. Laddove nei libri è molto, molto diverso il concetto alla base. Quindi, intanto, tendenzialmente non ci vedo tutto questo gran. Questa gran contrapposizione tra bianco e nero come dei monoliti inconcilianti, vedo tante sfumature di grigio che peraltro sono del tutto contrarie a quanto Tolkien andava scrivendo. Ci vedo piuttosto delle situazioni molto simili a quelle del Trono di Spade, gli intrighi di corte, specialmente a Numenor e a Casa Doom, questa ambiguità morale che contraddistingue un po' tutti i personaggi, però fatto un po' male rispetto. La vedi forzata, cioè un modo di adattare Tolkien al. No? In Game of Thrones l'ambiguità morale era una cifra che contraddistingueva tutti i personaggi, a parte pochissimi, e che comunque diventava lo strumento di una più ampia riflessione sulla condizione umana da parte dell'autore. Qui invece sembra che i personaggi escano fuori dalle schede di D&D, fatte male peraltro. Quindi tu saresti capace di individuare l'allineamento, la classe per ciascuno di essi. Ad esempio, Arondir è chiaramente un elfo ranger neutrale. Neutrale pure. Sì, 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 con tu dici se anche la moralità bella stampata in faccia, dici. Sì. Cioè, sono personaggi che in qualche modo rispecchiano meccanicamente proprio questo allineamento un po' comunque sempre tendente al grigio. È interessante questa cosa, io non ci avevo fatto caso, io in realtà appunto avevo questa percezione che fosse proprio un tipo di narrazione che lavorando ancora molto per archetipi, no? Io infatti faccio un esempio, secondo me uno dei temi sfiorati, soprattutto verso il finale di questa seconda stagione, era il discorso dell'identità a partire dal nome. C'è Sauron che è tante cose, c'è... Sì. Adar che vuole riappropriarsi del suo nome, c'è lo straniero, non diciamo nomi ancora chi non sapesse, che cerca il suo nome, eccetera, eccetera. Quindi comunque c'è questo tema dell'identità, anche Galadriel che vuole capire no, se deve passare dall'oscurità o meno, eccetera. Però forse manca a volte quel gancio forte, come dici tu, magari forse quel discorso di fare di Game of Thronizzare Tolkien, passami questa orribile definizione, a volte forse non ha fatto bene alla serie. Però una cosa volevo dirti, hai parlato giustamente del fatto degli anelli del potere, tu non trovi, ti faccio questa domanda qui, si parla di 5 stagioni annunciate, siccome c'è stata un po' di paura sul discorso se si va avanti o meno, eccetera, perché ho visto un cambio di passo anche su questo, cioè abbiamo messo una stagione a forgiare i 3 anelli e in questa vengono forgiati praticamente tutti gli altri, non è che forse chiudono prima, secondo te fanno la terza e chiudono, o come ti immagini il futuro della serie? È difficile da dire perché noi dobbiamo considerare, a mio avviso, che quando parliamo di questo show parliamo come dire, di una pianificazione che è totalmente diversa rispetto a quella di una serie ordinaria. Perché? Perché chiaramente dietro Rings of Power c'è la fortissima volontà di Bezos, sia da un punto di vista diciamo economico, sia da un punto di vista di gara tra le piattaforme, sia da un punto di vista di passione personale a portare avanti questo show. Se effettivamente gli aspetti economici e l'aspetto di gara fra le serie TV e le piattaforme tutto sommato non sta dando risultati così buoni, ne sta dando di buoni ma non così buoni, cioè dei risultati che sarebbero ottimi se non fosse che parliamo della serie più costosa. Sì, certo, sì, ma infatti diciamolo, cioè comunque sta, non è che sta andando male, non sta andando bene come magari era nelle aspettative. È come prendere una Ferrari, farla correre con delle macchine, non dico normali, ma con delle macchine costose ma non sportive, e vedere che arriva terza, quarta, quinta. No, è un problema questo da un punto di vista
dell'investimento. Chiaro, è evidente. Cioè, parliamo di uno show che per l'investimento che ha ricevuto avrebbe dovuto piazzarsi primo per tutte le settimane della sua... Sì, cioè, con la potenza di fuoco che ha, esatto, in tutti i sensi. Chiaro. Ma al di là di questo, se questi due aspetti non sono così soddisfacenti, c'è dietro comunque la fortissima volontà di Bezos di proseguire. Quindi è difficile dire in base a questi risultati se si avranno una, due, tre stagioni ancora. Secondo me, a parte che ormai è praticamente sicuro che ci sia la terza. Sì, la terza ormai è certa, certo. Trovo veramente difficile che si arrivi alla quinta, ma per un semplice fatto. Già la storia è stata raccontata quasi per intero. Per quello dico, vero. Sì, torniamo al discorso iniziale, ti ricordi del cambio di passo? Cioè è andata molto più di corsa. Sì. È andata molto più di corsa, per questo dico, sì, la terza si farà, magari forse a 5 non si arriva, anche perché, questo lo dico veramente da addetto ai lavori, che non so, io giro le fiere, eccetera, i personaggi non sono entrati nell'immaginario collettivo. No, assolutamente. Cioè, sono proprio impermeabili a questo, cioè, non hanno fatto proprio fatica, cioè, non ho visto, ti faccio un esempio, mezzo cosplayer, che è significativo, sì. A volte è abbastanza indicativo. Ci sono cosplayer, non ci sono meme, non c'è... Vero, ci sono bravo. Tutti quei piccoli segni che ti fanno vedere che un personaggio o una storia sono entrati in un immaginario collettivo. È chiaramente un'operazione, come dire, troppo a tavolino, troppo plasticosa per entrare nell'immaginario collettivo dei fan. Sì, non ha attecchito. Poi, voglio dire, siamo a due stagioni, diciamo che siamo a metà del percorso. Sì. Non si sa mai, non sappiamo, magari c'è un cambio, però... Cioè, se dovessi fare una previsione, non penso che sia una serie che stia lasciando un segno nella cultura pop, ecco. No. Nonostante, come dici tu, cioè, aveva tutte le potenzialità e anche l'ambizione, perché per carità l'ambizione c'è, anche nella messa in scena, da questo punto di vista nulla da dire. Paolo, che dire? Grazie per questa chiacchierata incredibilmente serena. Perché comunque possiamo dire che c'è stata veramente a volte un'esasperazione di toni, almeno questo lo possiamo dire, a volte. Ma sì. Credo che il fandom sia spesso tossico. Mannaggia. E poi questo argomento è stato particolarmente divisivo. Infatti tante volte ne parliamo, c'è qualcuno che dice vabbè, ma purché se ne parli, va bene, una storia che magari non funziona. No, secondo me in realtà... Questa serie sta distraendo chi magari si occupa di studiare Tolkien, da dedicarsi a tematiche magari meno altisonanti, meno appariscenti, ma comunque più approfondite. E quindi tante volte ci si trova a dover perdere tempo di fronte a questa o a quella bagarre sulla serie che appunto ti distrae. Ti distrae da altre questioni. Sì. Paolo, ti ringrazio ancora. Grazie. Magari insomma, ci risentiremo poi più là per altre cose, anche perché ci sono annunci qua, Guerre di Rohirrim. Sì. Hunt for Gollum, mi sa che ci rivedremo per fare chiacchiere tolkieniane se ti farà piacere. Volentieri, molto volentieri. Grazie ancora, un abbraccio. Ciao. Ciao Paolo, ciao.